Matteo Torchio, responsabile marketing della Inalpi, della grande Inalpi. Mi dicono che avete tante cose da fare, ma io vedo qui che vi siete messi a giocare con il Lego. Cosa significa questo? Beh, il Lego è una grandissima passione, un grande gioco di Vanni Invernizzi. Per scherzo abbiamo iniziato a costruirlo e abbiamo un problema perché lo ingrandiamo sostanzialmente ad ogni fiera un po' di più, perché lo stabilimento cresce, quindi cresce anche il nostro ormai grande plastico in Lego, ed è perfettamente in sintonia con quello che facciamo. Siamo un'azienda grande, sorridente soprattutto, con tanta grinta e voglia di cambiare le regole del proprio mercato di riferimento. Abbiamo cambiato il modo di fare fiera e i nostri competitor, colleghi e amici della distribuzione lo vedono e ci apprezzano. Siamo con un amico, con Giampiero Vivalda, qua a Marca, con una bella e colorata cucina gourmet 2 stelle Michelin. Tanta gente, tante persone del nostro mondo e tante novità da scoprire anche, no? Quindi possiamo dire che il latte è il mattoncino Lego della Inalpi, e con quello si possono fare cose infinite? Si possono fare veramente cose infinite, perché non è solo latte punto, ma è un progetto, è un sogno, è una fantasia. Abbiamo ricevuto il premio per l'innovazione sul packaging delle nostre fette alpine apri e chiudi, quindi un'innovazione piccola su un prodotto commodity, se vogliamo, una nuova ricettazione 100% latte piemontese, formaggio fatto a Peveragno in montagna in provincia di Cuneo. Abbiamo iniziato a proporre la nostra nuova gamma biologica, Fontal, Toma, mozzarella, grattugiato. E produciamo anche, oltre chiaramente ai formaggini bio, che sono i capostipite del nostro sogno biologico. Ci presentiamo anche con due progettini divertenti concretizzati con Giampiero Vivalda, quindi siamo ai vertici della gastronomia italiana, fonduta di raschera d'alpeggio, di raschera DOP stagionata oltre 12 mesi, in un vasetto da 180 grammi, un prodottino firmato da Giampiero stesso, e poi il latte in polvere da 300 grammi per la distribuzione. Per finire il menù di Giampiero, i gelati di pepino, quindi grande brand, grande storica gelateria in piazza Carignano a Torino, una gelateria che ha inventato il gelato su stecco. Siamo alla fine dell'Ottocento. Una cosa incredibile, abbiamo iniziato una collaborazione sul latte, sulla panna e sulla tutta la bontà 100% piemontese. Oggi finisce Marca e quindi prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento in giro per l'Europa, saremo al PLMA di Amsterdam, saremo al MADE, al MADE di Parigi, questo non è proprio una fiera, ma saremo al CISABRA, quindi siamo perfettamente in linea, non è una fiera di settore, ma siamo perfettamente in linea, e poi vedremo per l'autunno, saremo sicuramente al World Chef Summit a Monte Carlo per gli chef nazionali, e chiaramente Cibus Connect, questa me la sono dimenticata, quindi il suggerimento è seguite il profumo e i colori della cucina itinerante di Inalpi, di Giampiero e della famiglia Invernizzi. E continueremo con questo Lego a farlo diventare sempre più grande. E siete tutti invitati chiaramente a mettere un mattoncino dopo l'altro. Un grande grazie.